Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono l'Oms. Siamo mancati per un bel po' di tempo da YouTube, ma c'è stata un po' d'aria di rivoluzione all'interno del canale, quindi è servito un po' di tempo per riadattarmi e riadattare appunto il canale a quello che succederà da adesso in poi, e vi spiegherò subito cosa. Ma prima una piccola precisazione, cioè questo video non è adatto ai bambini. Non voglio soffermarmi su questa cosa, tengo solamente a dirlo perché è importante, perché YouTube tramite il COPPA insomma si è interessata molto di più alla privacy, alla tutela più che privacy dei bambini, quindi insomma è un argomento un po' delicato, ma ne parleremo magari in un'altra sede o meglio in un altro video. Tornando a noi, parlavamo appunto di un'evoluzione del canale e appunto del rinnovamento del canale, diciamo così. E avviene tramite questa roba qui, che sarebbe una pasta polimerica, cioè la Super School Pay. L'ho già usata, la creazione è già finita, quindi andiamo subito a vederla, non mi soffermo più di tanto. Vediamo che cosa è uscito fuori e poi vi dirò qualcos'altro a fine video. A dopo! Allora ragazzuoli, eccoci qui con questa nuova sfida, questa volta andiamo a creare appunto in Super School Pay. È una sfida totalmente nuova, un materiale totalmente nuovo, e prima di tutto, come avete visto in questa fase iniziale di video, andiamo a prendere del ferro filato, del fil di ferro, chiamiamolo come vogliamo, e facciamo questa sorta di pero con della carta alluminio, aggiungendo su della pasta. Passiamo poi a fare una palluzza sempre di carta alluminio e ricoprirla con della Super Sculpey per bene, che sia lisciata, eccetera eccetera. Naturalmente togliamo la pasta in eccesso e poi andiamo a ricavarci un'altra piccola palluzza solamente di pasta questa volta, perché poi ci andremo a lavorare su, quindi incontrare della carta alluminio nel processo di lavorazione non è il massimo. L'attacchiamo con questo strumentino di legno che è stato veramente utilissimo, che si è attaccata per bene. Come vedete la testa ha una forma di castagna quasi. Aggiungiamo gli occhi che siano ben centrati, mi raccomando sia tutto perfetto. E con quest'ago, attrezzo eccezionale devo dire, ci ricaviamo la forma delle narici, con i buchetti naturalmente. Ci creiamo un foro che sarà poi infine la bocca, e con questo strumento di silicone, anche questo veramente fantastico ed eccezionale per i risultati che ottiene, andiamo a lisciare per bene, ad unificare per bene le narici. Altre due palluzze che saranno gli occhi, mi raccomando che siano uguali perlomeno nella forma, perché insomma gli occhi sono la parte cruciale di ogni essere vivente. E creiamo sempre tramite quest'ago delle rughe che sono caratteristiche nei primati in genere, perché questa qui sarà una scimmietta che forse avrete già visto nell'anteprima del video. Le palpebre superiori le abbiamo create con due triangolini di pasta più fini di quelle inferiori. Questa è una parte che mi ha cacciato fuori scemo ragazzi, perché questo serpentello di pasta non si voleva attaccare. Infatti vedete che ci sono dei tagli molto evidenti nel video, perché non riuscivo ad attaccarla per bene, ma poi tramite questo strumento che ho scoperto chiamarsi sgarzino sono riuscito ad unificare tutto per bene e a rendere quasi un pezzo unico, ben allestito diciamo. Le sopracciglia, parte ancora più importante degli occhi in sé, perché daranno i primi tratti di espressività al volto del nostro primate. Ricordiamo sempre di fare dei dettagli ben precisi che siano appunto caratteristici nel soggetto, in questo caso le rughette tipiche appunto delle scimmie come abbiamo già visto. Unifichiamo per bene il tutto.
la fronte, non dimenticatevi di fare la fronte. E l'aggiunta degli zigomi sarà fondamentale per dare ancora di più espressività al nostro soggetto. Nella parte inferiore della testa andiamo ad aggiungere altra pasta, che naturalmente andrà a completare la nostra scimmia, perlomeno la testa della nostra scimmia. E questo è stato un colpo di genio, secondo me, perché hanno dato una caratterizzazione fantastica a questa scimmia, che sarebbe questo ciuffetto fatto di piccoli peletti appuntiti, molto facili tra l'altro da realizzare con la Super Sculpey. E questo è il risultato finale, che mi soddisfa tantissimo. E naturalmente andiamo a replicare questo concetto dei peletti anche per le guance e dare questo senso di movimento dei peli alla nostra scimmia, perlomeno nel viso. Aggiungiamo le orecchie e con un cilindro di carta alluminio rivestito di Super Sculpey otteniamo il cappello della nostra scimmia. Questo tipo di cappello cilindrico infine mi ha soddisfatto al 100% ed ha caratterizzato la nostra scimmia in un modo fantastico. Devo dirvi che mi piace parecchio il risultato finale di questo cappello. Facciamo delle pieghe ben studiate, naturalmente, che si intonino nel contesto del cappello e che siano unificate. Devono sembrare delle pieghe vere e proprie di tessuto, insomma devono essere realistiche il più possibile. Facciamo degli occhialoni con delle piccole palluzze di pasta e aggiungiamo il laccetto in cuoio, in questo caso io l'ho fatto rettangolare, senza dimenticarci sempre le solite pieghe che rappresentano, che caratterizzano i tessuti. E anche sulla visiera andiamo a creare dei piccoli tagli, delle piccole pieghe che danno un senso di movimento, di realismo al completamento della nostra figura. Attacchiamo per bene il cappello e diamo un senso alla parte posteriore della testa della nostra scimmia, perché prima era abbastanza deforme. E tramite questi attrezzi, che sono stati anch'essi molto molto utili, andiamo a lisciare per bene il tutto. E come fase finale, nella nostra testa ovviamente, andiamo ad aggiungere queste righette tramite il nostro ago. Come abbastanza intuibile, dovranno essere dei peli, o perlomeno la texture che caratterizza il pelo della nostra scimmia. Con altro fil di ferro passiamo al corpo e aggiungiamo le braccia, aggiungendo un po' di carta alluminio. Ci spalmiamo sulla nostra solita Sculpey e aggiungiamo tra l'altro le cosce. Facciamo queste giunture con del fil di ferro, che insomma darà un po' più di sostegno ai nostri arti. Ok, questo è stato il momento di fare zampe inferiori e superiori, ed è stato un po' un casino fare le dita perché me le sono dovute studiare per bene. Poi ho deciso di fare questi piccoli salsicciotti e aggiungerli direttamente al braccio e ad un triangolino di pasta per quelle inferiori, per dare questo maggior movimento, insomma dare una caratterizzazione anche alle mani della nostra scimmietta. Parte non poco importante sono stati queste striscette di pasta con questi triangolini, che saranno 5 triangolini. Ognuno di questi triangolini andrà a un dito corrispondente e saranno i peli finali delle braccia del nostro primate, che daranno quel senso un po' più di cartoon. Con del fil di ferro, sempre il nostro beneamato fil di ferro, andiamo a ricavarci la coda, aggiungendo solamente della pasta, incastrandola per bene, non facendo notare la presenza del fil di ferro all'interno, appunto, gli diamo la forma che più desideriamo.
io ho fatto questa semi S, questo piccolo punto interrogativo, insomma questa forma un po' particolare che sia molto molto, insomma, dia l'idea del movimento della coda. Attacchiamo per bene e aggiungiamo gli ultimi particolari anche sul corpo, che saranno, come abbiamo visto precedentemente per la testa, saranno questi peli sparsi per tutto il corpo. Aggiungiamo la testa attaccandola per bene, mi raccomando, perché io ho avuto non pochi problemi. Vi lascio alla fase pittorica del progetto e ci vediamo tra pochissimo nelle conclusioni finali. Ed eccoci nuovamente qui dopo questa rivoluzione nei materiali e appunto negli strumenti utilizzati nel canale e per il canale. Quello che è uscito fuori è appunto lei, l'abbiamo vista nel video, appunto nella creazione. Fatemi sapere naturalmente, come sempre per qualsiasi altra creation, che cosa ne pensate, anche se io sono molto molto soddisfatto da questa sorta di mascotte, che sarà appunto la mascotte del canale d'ora in poi. Non ha un nome, vediamo quindi di trovare un nome adatto a questa scimmia. Ma appunto vi devo delle spiegazioni perché passare a una pasta polimerica quando prima, o comunque finora, ho utilizzato la penna 3D. Perché come materiale di lavoro da lavorare è veramente molto facile, anzi forse un po' troppo morbido. Questa in particolare, cioè quella rosa, ma comunque con un po' di attenzione si riesce a lavorare bene e appunto ad ottenere degli ottimi risultati. Non è detto che questo canale non vedrà più le penne 3D, anzi è nato come un canale sulle penne 3D, quindi vedremo sicuramente qualcos'altro, qualche altra creazione in penne 3D, perché è un mondo a sé completamente diverso, vi posso garantire che è molto differente, però allo stesso tempo è molto divertente, insomma sono due mondi diversi ma che si incontrano. Nei prossimi video sono ancora indeciso su cosa farvi vedere, perché potrei usare ancora una volta la Super Sculpey o potrei usare altri materiali che non vi svelo ancora, ma comunque troverete qualcosa su Instagram, lascerò qualche storia, qualche foto,
seguitemi, vi lascio il contatto qui, così avrete qualche piccolo spoiler su cosa vedrete in futuro sul canale. Quindi, insomma, direi che per il momento abbiamo detto tutto. Io vi ringrazio per essere ancora qui e per aver guardato questo video. Direi che siamo arrivati ufficialmente ai saluti. Ancora grazie a tutti e bye da Loms.